Su un'altura delle pendici orientali dei Monti Erei sorge Aidone, uno dei luoghi più belli e suggestivi dell'entroterra siciliano. La sua posizione strategica permette di godere di incantevoli panorami che si aprono in ogni direzione, dall'Etna ai Nebrodi, dalla piana di Catania al Mar Ionio, fino a Siracusa. È una città che è collocata al centro della Sicilia e che definiamo, e ci piace definirla, il balcone della Sicilia, perché è in una posizione strategica, per cui insomma da Aidone lo sguardo svolge ad oriente e a occidente, si gode di un panorama estremamente vasto e affascinante. Terra dalle origini antichissime, Aidone è situato in uno dei comprensori culturali e naturalistici più interessanti di tutta la Sicilia e rientra nella Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark, che racchiude aree naturali protette in cui la geologia è percepibile come parte della storia dell'umanità. Siamo ad Aidone, uno dei 9 centri e le 9 municipalità che fanno parte del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark, una vasta regione del centro della Sicilia che è stata dal 2001 in poi e poi dal 2015 dall'UNESCO appunto confermata come una delle aree dalla più interessante geologia al mondo. Se volessimo fare velocemente un racconto di quella che è questa geologia, non possiamo non citare la presenza, che è ad Aidone molto visibile, soprattutto nelle campagne, di quello che viene chiamato il Messiniano, un'epoca considerata di circa 5,7 milioni di anni addietro, quindi geologicamente giovane, ma per noi umani abbastanza antica, che fece depositare per il prosciugamento dell'intero Mediterraneo una serie di strati di evaporiti nelle quali si trovavano i sali e soprattutto lo zolfo. Il borgo è di fondazione normanna. Ne abbiamo testimonianza nei ruderi del castello, chiamato Castellaccio, un importante insediamento fondato in coincidenza con la conquista normanna dell'isola nel corso dell'XI secolo. Ubicato nel punto più alto del paese, a dominio della vallata del Gornalunga, favoriva il controllo di una vasta porzione di territorio. Fortezza sicura per i baroni signori di Aidone, cadde poi in rovina in seguito al terremoto del 1693. Raro esempio della prima architettura normanna in Sicilia è il suggestivo eremo di San Marco. Un tempo centro di un ricco borgo normanno, sorge fiero sulla sommità di un colle di ulivi poco distante dalla riserva naturale orientata a Rossomanno Grotta Scura Bellia. Qui pini mediterranei ed eucalipti fanno da cornice a un luogo di pace dove è possibile percorrere i sentieri a piedi o in mountain bike. La mancanza di scavi archeologici e indagini scientifiche nell'area del centro urbano limitano la conoscenza delle origini dell'insediamento, ma l'articolazione viaria e l'organizzazione del centro storico ci permettono di riconoscerne le peculiarità come un centro urbano di fondazione medievale, dove l'arteria principale, l'attuale Via Roma, connetteva il castello alla parte bassa dell'abitato, corrispondente a Piazza Umberto, su cui insiste il Palazzo Municipale e la Chiesa di San Leone. Sui versanti est e ovest si dispiegavano le case del borgo. Il paese ebbe particolare fortuna nell'Ottocento grazie a Filippo Cordova, che fu ministro nel primo Regno d'Italia. A lui è dedicata la piazza principale del borgo, dove si erge fiera la maestosa Torre Adelasia, oggi campanile dell'annessa chiesa di Santa Maria la Cava. Santa Maria la Cava è sede di santuario dedicato a San Filippo Apostolo. In questo momento ci troviamo all'interno della cappella dedicata a San Filippo, una cappella che è stata ampliata
nel 1902 da parte del procuratore della chiesa e che noi abbiamo restaurato nel 2019. Questa cappella così riccamente decorata sta ad indicare il culto e la devozione che c'è nei confronti di San Filippo Apostolo, un culto che ha origine alla fine del 1500. Il dato più certo che abbiamo è quello del 1631, quando a Regalbuto viene benedetto questo reliquiario che si trova qui al centro dell'altare, un reliquiario riccamente decorato in argento cesellato, che appunto attesta ulteriormente l'importanza di questa festa. Il patrimonio monumentale aidonese è di particolare rilevanza. Nell'area del centro storico spicca per monumentalità la chiesa di San Vincenzo Ferreri o San Domenico, che si affaccia su Piazza Dante. Ha una peculiarità che la rende una rara testimonianza dell'architettura cinquecentesca nell'isola. La facciata, con decorazione in bugnato a punta di diamante in pietra bianca, alternata a modanature in pietra locale arenaria, riferibile a rifacimenti più tardi del periodo barocco. Il terremoto del 1693 determinò diversi danni a livello architettonico, per cui molte delle chiese e degli edifici nell'area del centro urbano si datano agli inizi del Settecento, quando fu avviato un progetto di ricostruzione che diede ad Aidone il volto che oggi conosciamo. Un esempio è la chiesa di San Lorenzo, della cui struttura originaria si conservano il portale e la torre, rimasta incompleta e adibita a campanile. All'interno ospita il Museo di Arte Sacra, che custodisce un prezioso reliquiario a forma di braccio contenente una reliquia di San Lorenzo, preziosi arredi e paramenti sacri. La chiesa di Sant'Anna risale al XVII secolo. Nel 1623 fu costruito il convento per volere dei padri osservanti, di cui rimane il chiostro. Un meraviglioso porticato con arcate sagomate da mattoni in cotto, poggianti su colonne in stile dorico. La struttura interna presenta una navata impreziosita dall'altare in stile barocco e il crocifisso in legno di frate Umile Pintorno da Petralia. La nostra è una città antica, storicamente carica di tradizioni e di eredità archeologiche, come sapete insiste nel nostro territorio Morcantina, i cui tesori sono stati trafugati e, grazie a Dio, in alcuni casi anche riportati ad Aidone. Dall'area archeologica di Morcantina, indagata per diversi decenni, proviene una grande quantità di reperti che sono custoditi e allestiti all'interno del convento in centro storico ad Aidone. Il museo di Aidone ha una nuova vita da un decennio a questa parte, quando, grazie ad oltre 20 anni di investigazione e indagini giudiziarie, è stato possibile ricontestualizzare preziosi capolavori dell'arte greca, trafugati dai tombaroli e restituiti alla città di Aidone dopo essere stati venduti illegalmente a musei americani. Il rimpatrio dei reperti ha reso necessaria una revisione dell'allestimento originario degli anni Ottanta per attrezzare nuove sale che potessero meglio raccontare la storia di preziosi capolavori della scultura greca. Ci troviamo al Museo Archeologico Regionale di Aidone, un bellissimo allestimento all'interno del convento dei Padri Cappuccini risalente al Seicento. Dal 1984 questo edificio storico ospita una collezione di preziosi reperti provenienti dall'area archeologica di Morcantina e dal territorio aidonese. Il museo fu allestito proprio negli anni Ottanta, dopo decenni di ricerche archeologiche nel sito, nelle campagne aidonesi, dove dal 1955 una missione archeologica americana conduceva e conduce ancora ricerche alla scoperta di questo antico insediamento nel cuore della Sicilia. Morcantina è uno tra i siti archeologici più grandi e meglio conservati del Mediterraneo e della Sicilia antica.
La città ha la sua massima espressione in epoca greca, con la rifondazione intorno alla metà del V secolo a.C., periodo a cui risale il nuovo insediamento nella contrada Serra Orlando. I resti monumentali oggi visibili nell'area dell'Agorà, la pubblica piazza, risalgono all'epoca greco-ellenistica tra il IV e il III secolo a.C., quando la città, inglobata nel regno di Gerone II, fu estremamente ricca e potente. A quel periodo risalgono infatti le stoai, i portici che delimitano sui tre lati lo spazio della pubblica piazza e accoglievano al loro interno le botteghe, il teatro e l'ecclesiasterion. Scalinata a trapezoidale, simbolo della città di Morgantina, che ospitava i comizi dei cittadini. La dea di Morgantina, icona dei furti d'arte nel mondo, per la nostra comunità rappresenta l'identità di questo territorio. La dea di Morgantina è la dea madre, è probabilmente una statua di culto rappresentante Demetra, la dea della terra, la dea delle messi. È una statua singolare perché fu realizzata con due materiali differenti, il corpo in pietra calcarea siciliana, mentre le parti nude, testa, mani e piedi, in marmo greco insulare. Si data alla fine del V secolo a.C. Oltre alla dea di Morgantina, che faceva parte della collezione del Museo Getty di Los Angeles, il Museo di Aidone ha avuto rimpatri in epoche recenti. La restituzione della dea si data al 2011, al 2010 invece si data la restituzione degli argenti di Morgantina o tesoro di Eupolemo, un gruppo di 16 bellissimi e preziosi oggetti in argento con rifiniture in oro riferibili alla sfera del sacro. Così come alla sfera del sacro fa riferimento la coppia di statue acrolitiche note come Demetra e Core, rimpatriate dagli Stati Uniti d'America nel 2009, e la testa di Ade, ultima restituzione in ordine di tempo, risalente al 2016. Questo ci parla dell'importanza della ricontestualizzazione e della restituzione di identità a preziosi manufatti che in altri contesti erano muti, oggetti che non raccontavano storie. Oggi il museo è particolarmente importante perché la sua collezione racconta quella che è la storia di tutta la Sicilia centro-orientale e in particolare la storia di Aidone. La volontà di preservare e tramandare la memoria storica, il patrimonio materiale e immateriale, è lo scopo dell'associazione ecomuseale I Semi di Demetra. L'ecomuseo I Semi di Demetra nasce nel 2018 come istituzione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. E fin da subito si pone come una realtà molto innovativa di conoscenza, di arricchimento proprio del patrimonio culturale ma anche sociale e civile. L'obiettivo di valorizzazione vuole essere raggiunto proprio grazie a delle scelte condivise e grazie a delle strategie partecipate. Questa è la nostra sfida innovativa, quella di fare della nostra comunità una comunità forte. Le prospettive di sviluppo futuro, che constino di strategie e sostenibilità ambientale e turistica, sono alla base anche di un altro ambizioso progetto che ha preso forma nel BTIA Innovation Hub, centro polifunzionale, luogo di lavoro, aggregazione culturale e sociale, coprogettazione e promozione turistica. Il centro è situato nel cuore di San Giacomo, antico e affascinante quartiere attraversato da un dedalo di vie e sentieri, da case e chiesette patrimonio del borgo. Passeggiando per le sue vie, ci imbatteremo in gioielli dell'arte antica, come la chiesa di Maria Santissima delle Grazie, famosa per il ritrovamento nel 1618 di un'immagine dipinta su una lastra di pietra raffigurante la Madonna che allatta il bambino.
L'altare in stile barocco accoglie la teca con l'icona sacra chiusa da due sportelli, su cui sono dipinte le immagini di San Leone e San Lorenzo. Accanto alla chiesa di Maria Santissima delle Grazie troviamo la chiesa di Sant'Antonio Abate. I recenti restauri hanno portato alla luce un pregiato affresco del 1581 che illustra le tentazioni di Sant'Antonio Abate. L'antico nucleo abitativo di San Giacomo è oggi luogo in cui passato e presente si incontrano. I mosaici e i murales sulle facciate delle abitazioni, lungo le scalinate e i vicoli, sono gemme nascoste che raccontano la comunità, la storia e la tradizione del borgo. Storia e tradizione narrate anche dalla Casa du Messer, museo etnoantropologico, dove è possibile visitare un'abitazione di fine Ottocento conservata come in origine. La casa del contadino è composta da 9 stanze, al loro interno oggetti catalogati ed etichettati, importanti reperti storici, che permettono al visitatore di recuperare le tracce del proprio passato. L'immenso patrimonio paesaggistico, archeologico, artistico e culturale ha contribuito a dare nuovi stimoli al settore turistico, che oggi offre la possibilità di esplorare il borgo da una nuova e seducente prospettiva. Anche la tradizione religiosa, presente nelle manifestazioni legate alla Pasqua cristiana, sono parte integrante della cultura aidonese. Importante è la confraternita del Santissimo Crocifisso, che opera proprio durante la settimana della Pasqua. Alle mie spalle potete vedere il nostro stendardo e i due santoni che rappresentano la Pasqua, tutta la Settimana Santa. Questi santoni sono custoditi da ogni singola confraternita e il giorno delle palme cominciano una processione che ripercorre le varie vie del paese. Man mano che si incontrano con gli altri santoni nelle varie chiese lungo il percorso, questi santoni si salutano facendo degli inchini. Borgo di meraviglia e incanto, Aidone sorprende anche per la sua tradizione enogastronomica. La cucina tipica aidonese offre piatti dai sapori ricchi e ingredienti semplici, deliziando gli amanti della cucina siciliana con prodotti di eccellenza. Abbiamo pensato di preparare alcuni piatti del posto usando materie prime locali. Vedersi il sugo di cinghiale, oppure la pasta con i fiori di zucca e scamorza affumicata, un riso nero di Venere con una crema di peperoni e piacentino, un filetto di maialino nero nero d'avola e cipolla fritta con pistacchio, dei fiori di zucca farciti con ricotta fresca e menta. Noi cerchiamo di usare prodotti principalmente locali, usando le materie prime che il nostro territorio ci dà, tipo dei formaggi, delle verdure, dei porcini freschi che abbiamo avuto sta fortuna di averli. Avendo una produzione di grani locali, ovviamente la pasta ce la facciamo noi, tipo il maccheroncino fresco, una pasta nera. Facciamo pure delle paste ripiene in base alla stagionalità, tipo dalle melanzane, oppure ai funghi, oppure agli asparagi. Il tutto condito rigorosamente con olio extravergine d'oliva dalle nostre colline di Morgantina. Aidone è un paese che va soprattutto vissuto. Noi dobbiamo mirare a una sorta di turismo non di passaggio rapido, ma un turismo esperienziale, perché bisogna vivere le atmosfere che Aidone offre. Noi abbiamo tutto per poter attrarre, dagli scavi, alla dea, al museo, al nostro grande patrimonio ereditato dall'antichità, però abbiamo anche un patrimonio paesaggistico, ma soprattutto sensoriale, ecco, che è fatto di visioni, è fatto di odori, è fatto di sapori. Quindi noi ci auguriamo, insomma, di lavorare bene e li invitiamo a venirci a visitare.